Sì. Grazie per averci dato la linea a 500 metri dalla conclusione. Ed ecco che Algeri conquista il titolo di campione d'Italia. Vittorio Algeri è il nuovo campione d'Italia al termine della 66esima edizione della Coppa Bernocchi, con l'assenza di Moser, di Saroni e di Argentina. Al secondo posto è Contini. Ecco lo sprint per il terzo posto con Caroli davanti a Bombini, Gavazzi. Queste sono le fasi conclusive in ripresa diretta della 66esima edizione della Coppa Bernocchi, con partenza e arrivo a Legnano, prova unica per l'assegnazione del titolo italiano. Vittorio Algeri, un atleta ormai al limite dei 30 anni, che era stato campione italiano dei dilettanti, è il nuovo campione italiano assoluto, con un colpo a sorpresa, con un colpo da perfetto finisseur come gli è congeniale. Algeri è riuscito a conquistare la maglia tricolore, un percorso che prevedeva una ventina di chilometri in linea, poi un circuito di 14 chilometri da percorrere 16 volte, poi un tratto finale di altri 20 chilometri. Agostino Omini, presidente della Federazione Italiana, naturalmente amareggiato per questo ritardo. Conquistato la maglia di campione d'Italia dei dilettanti dopo aver rischiato di dover abbandonare l'attività agonistica in seguito ad una perdita virale, vede coronata, è l'anno dei trentenni, vede coronata la sua carriera con la maglia di campione d'Italia assoluto. Allora signori, e a questo punto io concludo, Vittorio Algeri è il nuovo campione d'Italia. Gentili signore e signori, da Legnano è tutto. Grazie.